San Michele a Ripa nasce da una passione di oltre un quarto di secolo, da un primo approccio sempre nel territorio di Ripa Tranzone per poi proseguirlo singolarmente. Prima era stata in un'iniziativa con degli amici in una location vicino alla cantina, e poi abbiamo avuto questo colpo di fulmine nella location del San Michele a Ripa, che ci ha portato a fare un investimento importante. Anzi, ad oggi siamo ancora in pieno investimento, siamo sempre con un progetto di ampie vedute, puntiamo a fare di San Michele a Ripa un'eccellenza del territorio, della regione e anche di più possibilmente. Gli obiettivi sono sempre molto importanti, puntiamo in alto, sperando comunque che continui così, perché negli ultimi anni stiamo ricevendo delle soddisfazioni, soprattutto riconoscimenti importanti sui nostri prodotti. La prima vinificazione è stata fatta nel 2013, ad oggi insomma siamo in procinto di avvicinarci al decennale della prima vinificazione. In questi anni comunque abbiamo avuto degli ottimi risultati, già da subito col 2013 abbiamo vinto il premio di eccellenza del pecorino regionale. E non ultimo quest'anno abbiamo avuto riconoscimento su tre nostri vini, tra cui il pecorino, il Rubra, che è un rosso offida, con l'Alfonso, che è il nostro vino più importante, che è un Petit Verdot quasi in purezza del 2013. Questo vino, l'Alfonso porta il nome di mio padre, che è una persona anche lui appassionata e soprattutto insomma in particolar modo di rossi, e questo è un rosso che lo rispecchia anche nel carattere e nella forma. Quindi siamo orgogliosissimi di questi premi, che poi l'Alfonso non è il primo premio che riceve, quindi c'è un motivo in più per essere orgogliosi. La caratteristica principale della nostra azienda è un'azienda che si muove su totale biologico. Il sistema vitivinicolo dell'azienda è tutta legata al processo biologico. Abbiamo comunque da subito iniziato e sposato questa filosofia, sia bio in vigna sia ovviamente in cantina, con una grandissima attenzione. Crediamo molto al biologico e abbiamo investito in tecnologia in azienda per poter creare prodotti di altissima qualità. Da quest'anno saremo nuovamente con un investimento importante che ci vedrà coinvolti nei prossimi 2 anni, sempre per aumentare la qualità soprattutto. Non puntiamo alla quantità, perché abbiamo una filosofia nostra che crediamo che prima di tutto la qualità. Questa struttura, che era una piccola casa di campagna con un annesso a cantina, nasce proprio su un progetto nel 2007, come prima forse a sposare questo progetto Itaca, che ci ha permesso di realizzare questa struttura, che è completamente la cantina interrata, con sopra l'annesso per ricevere, per la degustazione dei nostri prodotti. La costruzione in tripla classe A è una cantina che ha impatto quasi a zero per quanto riguarda le emissioni, e non usiamo gas, non c'è gas, cioè tutto solare termico, solare elettrico, tutto un sistema di riciclo che ci permette comunque di avere un impatto bassissimo nel confronto dell'ambiente. Crediamo molto nel territorio, soprattutto in questo territorio, crediamo che abbia grandissime possibilità, un terroir unico, e quindi ancora ci può dare moltissimo. Credo proprio non solo il Piceno, ma tutta la regione Marche è una regione che potrà sicuramente
ce lo auguriamo anzitutto, dare grandi soddisfazioni. È ovvio che il mondo dell'agricoltura e particolarmente vitivinicolo è un mondo dove il tempo è un fattore importante, di tempo ce ne vuole molto, quindi bisogna essere pazienti, ma siamo fiduciosi di avere e di raggiungere obiettivi importanti.